Villefranche-sur-Mer è un borgo meraviglioso, abbarbicato sopra una splendida baia, dotato di un'imponente cittadella. Domina la penisola di Caffarat e, grazie alla profondità della baia, è un importante porto di approdo per le navi da crociera. Il trecentesco centro storico, con le sue stradine dai nomi suggestivi, interrotte da tortuose scalinate e scorci sul mare, costituisce una cornice incantevole per fare una passeggiata, da spezzare con un lungo pranzo, in un ristorante sul mare o nell'incantevole piazza della città vecchia. Pur trovandosi a pochi chilometri da Nizza, Villefranche offre uno spaccato di vita locale del tutto inaspettato, in particolare una volta terminata l'alta stagione estiva. Da visitare assolutamente una chiesa, la Chapelle Saint-Pierre. Villefranche era molto amata da Jean Cocteau, che qui si ritirò in cerca di conforto dopo la morte del suo compagno. Alcuni anni dopo, Cocteau riuscì a convincere i pescatori del posto a lasciargli affrescare la trecentesca Chapelle Saint-Pierre, che trasformò in un tripudio di affreschi mistici. Le scene della vita di San Pietro sono inframmezzate da riferimenti alle opere cinematografiche di Cocteau, in particolare l'Orfeo, e ai suoi amici, tra cui Francine Weisweiler, proprietaria della villa Saint-Sospire, a Saint-Jean-Caffarat, anch'essa decorata dallo stesso artista. Qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche.